Imitate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Brano del Vecchio Testamento preso dal libro del Siracide ci ripropone la meditazione sui segni potenti che Dio ha dato per mezzo di Elia, il profeta come il fuoco. Invocava il Signore e Dio lo esaudiva. Chiedeva la pioggia e veniva la pioggia, invocava il fuoco e il fuoco scendeva. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi. Poi arriviamo a Giovanni Battista, che è simboleggiato da Elia per la potenza della sua parola di conversione. Giovanni Battista è il segno di Dio che si avvicina, e infatti sarà lui a presentare al popolo ebraico Gesù che è venuto. Allora fa da ponte Giovanni Battista, e quando i discepoli chiedono a Gesù: ma è vero che deve venire Elia prima che venga il Messia, che avvenga la redenzione? Gesù conferma, sì, però dice: Elia è già venuto, appunto indicando che Elia della profezia dopo l'Elia storico è il profeta Giovanni Battista, il più grande dei profeti, dice Gesù. E ora l'hanno trattato come hanno voluto. Giovanni Battista è stato decapitato perché diceva la verità. E anche il figlio dell'uomo, dice Gesù, dovrà soffrire allo stesso modo. Allora si avvera quanto in un'altra pagina del Vangelo è scritto: che il regno dei cieli patisce violenza e solo i violenti lo rapiscono. Ah, certo, però non si tratta della violenza fisica, del dispergimento di sangue del prossimo. Si tratta di una forza speciale che Dio dona per cambiare il modo di pensare, il modo di parlare e il modo di vivere, quello che noi definiamo la conversione. Allora, i risultati della predicazione del Battista vengono raccolti da Gesù e dai suoi discepoli, tant'è vero che quando fu ucciso Giovanni Battista,
alcuni dei discepoli andarono da Gesù a dirgli: lo hanno decapitato. E da quel momento Gesù va nel deserto, dove Giovanni era stato per tutta la vita, passa 40 giorni nella preghiera, nel digiuno e nella tentazione. Alla fine dei 40 giorni il demonio lo trasporta e cerca di deviarlo dalla sua missione, ma tra l'altro vuole anche accertarsi il maligno se sia o no questo il Messia promesso. Gesù sconfigge il demonio. Le tre tentazioni, alla fine gli dice: adorerai il Signore Dio tuo e solo a Lui servirai. Quindi il mondo deve finire di adorare se stesso, o gli idoli, falsi dei, deve adorare l'unico vero Dio e obbedire a Lui. Obbedirai a Lui. Dice San Paolo che Gesù ha imparato la lezione del perfetto adempimento della volontà del Padre nell'obbedienza. Obbedì fino alla morte e alla morte di croce, aggiunge San Paolo. Allora, la penitenza quaresimale, cioè il riesaminare un po' la nostra vita, rifare i conti con la nostra coscienza, questo è il periodo adatto per prepararci bene ad incontrare il Figlio dell'uomo, cioè il Dio che viene come uomo in mezzo agli uomini per salvare questa umanità sbandata, confusa e corrotta. E la grazia di Dio è più potente di ogni peccato. Gesù è più potente di ogni perverso uomo di questo mondo. Alla fine vincerà il bene. Verrà lo stesso Gesù che adesso hanno potuto mettere in croce e giudicherà gli uomini. Ognuno dovrà ascoltare la parola di Dio e alla fine il comando del Signore: via maledetti nel fuoco eterno a coloro che non hanno né creduto né vissuto secondo il Vangelo. E agli altri dirà: venite benedetti nella casa del Padre mio. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. La luce della vita. Sono la luce vera, la luce della vita. Chi viene dietro a me non vaga nelle tenebre. Io so da dove vengo ed anche dove vado. Di me voi non sapete, eppur mi giudicate. Ma il giudizio vostro ricade su voi stessi. Non può un uomo cieco guidare un altro cieco. Di te sei testimone e ciò non ha valore. Il Padre dà conferma a quello che io dico, così mi dà ragione la legge di Mosè. Voi già mi giudicate, ma il vostro errore è grave. Così i nemici giurano di farlo condannare, ma adesso è impossibile perché c'è tanta folla. L'Evangelista spiega: non si compì l'arresto perché non era giunta quell'ora stabilita. Agli uomini Dio lascia la vergognosa impresa, ma si riserva l'ora di immolar la vittima. Gesù, sei tu la luce e resti sempre tu. Sei luce dello Spirito, sei luce della vita. Agli uomini tu lasci la luce che si spegne, la luce dell'errore, la luce del peccato. Ma questa luce inganna, conduce fuori strada, uccide la virtù, fa piangere i giusti. La morte ci sotterra. Gesù, sei luce vera, sei luce della vita, o nostra eterna luce.